Buongiorno cari, come state? Spero tutto bene. Io ho appena finito di registrare un altro video che adesso sta caricando e ho fatto il grandissimo sforzo di cambiarmi semplicemente il rossetto perché volevo troppo bullarmi di questo che mi è stato regalato da poco ed è la collaborazione di MAC con Dita Von Teese. Il colore è quello che mi vedete sulle labbra, che riconosco non essere forse uno dei colori che mi sta mai in assoluto, ma non ci interessa minimamente perché questo è il rossetto di Dita Von Teese. Io adoro Dita Von Teese e quindi assolutamente potevo non averlo, ma passiamo avanti. Volevo troppo bullarmi questo rossetto. Fine della storia. C'era anche la Franci, a cui mando un grosso bacio. Allora, oggi ho pensato che sarebbe stato il momento giusto per scoperchiare la Nasty Can of Worms, che è Paolo Maurensig. Ho già parlato di Paolo Maurensig, vi lascio qui la schedina del video in cui ne ho parlato e vi parlerò degli altri tre romanzi che ho letto di questo scrittore in un momento in cui ero presa dal fuoco sacro di voler leggere tutto quello che ha scritto. Purtroppo la maggior parte dei suoi libri sono fuori catalogo e quindi rimaniamo un po' con il palmo di naso. Ho tre libri di cui parlare che sono Vukovlad, La variante di Lunenburg e Canone inverso. Tutti e tre i libri hanno in realtà molte cose in comune perché Paolo Maurensig ha usa sempre gli stessi espedienti letterari. Secondo me in alcuni casi molto bene, secondo me in altri un po' così, ecco. Ovvero, molto spesso utilizza l'espediente del manoscritto ritrovato o di qualcuno che racconta cose a qualcun altro di un passato e non riusciamo mai a scoprire veramente come sia coinvolto fino alla fine del romanzo. E questa è una cosa che io adoro, perché io adoro questi espedienti narrativi un po' misteriosi. È stato ritrovato questo manoscritto, chi lo ha scritto, cosa c'è, c'è qualche passato dietro un particolare oggetto. Adoro, mi piace tantissimo. E molto spesso si ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale. Non sempre Maurensig, per quanto io lo consideri uno scrittore fantastico dal punto di vista proprio della scrittura, lo trovo di un talento e di una capacità espositiva fantastica, non credo che lui riesca sempre a dare il meglio di sé. E questa cosa mi dispiace molto perché io credo che uno scrittore bravo come lui, se si impegnasse un minimo di più con le trame, soprattutto con i finali e l'esposizione e la spiegazione della narrazione, un giorno diventerà un grande classico, soprattutto due dei libri di cui vi parlerò adesso. Partiamo da quello che mi è piaciuto meno, che è Vukovlad. Questo è edito Mondadori, però io credo che questo sia fuori catalogo, io l'avevo comprato su Amazon a 5 euro. Tipo me lo stavano proprio lanciando addosso, prenditelo, ti prego. È un racconto breve, o un racconto lungo, o un romanzo breve, non si sa, gotico, di ispirazione gotica, che però si svolge nel Novecento, nel 1939. Il tutto inizia però a Capri, quando c'è un convegno di sovrannaturale nella letteratura e due persone iniziano a raccontarsi una storia del passato di uno dei due. La cosa si svolge nel 1939, quasi a ridosso dell'invasione della Polonia, c'è un piccolo manipolo di soldati che sta facendo le proprie manovre per la mobilitazione. Purtroppo, a causa del tempo, sono costretti a riparare in un vecchio castello in cui ci sono storie inquietanti e sembra esserci una presenza e sembra esserci un'atmosfera di cattiveria e di quasi crudeltà sovrannaturale che viene, secondo me, esplicitata molto bene. Allora, il libro, il racconto è molto bello. Mi cade sul finale completamente perché non si capisce molto bene il finale. È tipo raccontato in tre pagine. Tu perché? Perché non esponi un po' di più? È uno dei problemi di Maurensig, il fatto di voler condensare il finale. È un racconto molto, molto, molto atmosferico, molto carino. Si rifà molto alla tradizione gotica tipo Montague. Tipo anche in un certo senso Edgar Allan Poe, ma non completamente. Si fa molto la tradizione inglese del romanzo gotico, quindi quella narrazione che si svolge in brughiere o in posti scossi dal vento con questa pioggia, anche se in questo caso siamo in Polonia, però si rifà molto a quel modello narrativo che io personalmente apprezzo moltissimo.
è molto inconsistente, è molto quasi tagliato a metà, cioè non raggiunge mai la completezza che io mi aspetterei da uno scrittore così bravo. E mi dispiace molto perché poteva essere un romanzo gotico più lungo, più articolato, più strutturato, molto più bello del raccontino un po'. In realtà è stato. Io ripeto, la scrittura di Borenzig ti porta veramente in questi luoghi, ti fa sentire quasi il freddo sulla pelle, la pioggia che cade. È una scrittura estremamente atmosferica ed estremamente emozionale ed è, lui è bravissimo a raccontare. Purtroppo a volte le sue trame non raggiungono la completezza, in questo caso no. Ma adesso vediamo secondo me i suoi due capolavori, che sono Canone Inverso e La Variante di Lunenburg. Parto da Canone Inverso, che forse è il più famoso. Ne è stato tratto anche un film diretto da Michele Placido. Il film, se lo comparate al libro, no. Il film in sé no, non è malaccio, però insomma non è. Secondo me poteva essere molto meglio. La storia è quella di un violinista che si aggira per le strade di Vienna. Il nostro protagonista lo incontra e lo convince a raccontargli la propria storia. E si capisce e si entra in un mondo di ricordi e in un mondo complesso raccontato attraverso la voce di questo violinista che si chiama Geno Varga. È una storia di un'amicizia finita perché uno dei protagonisti era ebreo e l'altro no. Una storia di un amore visto a distanza e poi vissuto senza mai essere realmente completato, ed è una storia di differenze sociali che all'inizio sembrano non avere importanza, ma poi diventano il motivo di separazione. Ovviamente sullo sfondo c'è la Seconda Guerra Mondiale, ci sono poi le leggi razziali, ci sono poi l'internamento di uno dei due in un campo di concentramento ed è veramente molto bello. Il modo in cui viene raccontato l'amicizia tra Geno Varga e Kuno, che è il suo amico ariano, tra virgolette, è veramente, veramente quasi commovente perché ne parla con una tale dolcezza e con una tale gentilezza che poi quando arriva la separazione e questo quasi questo strappo netto tra i due è molto 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 doloroso anche per il lettore. Morrissey in questo riesce veramente a trasmettere tanto e a trasmetterlo bene. L'amicizia che nasce in un momento di difficoltà, ovvero in questa scuola di musica super, super esclusiva e super severa, in cui nessuno dei due riesce veramente a stare bene, ma quando si incontrano, la loro amicizia cancella completamente tutte le difficoltà, è una parte bellissima. E anche la visita di uno dei due a casa dell'altro è un momento di grandissima vicinanza da due persone molto diverse. Poi puntualmente quando arriva la separazione è così brutto ed è così doloroso anche per il lettore che diventa veramente molto 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 complicato superare questo momento di difficoltà. È quasi difficile per il lettore stesso, lo vedi arrivare, sai che è inevitabile, ma hai il rifiuto immediato per questo futuro che sai già come avverrà. Il racconto che si svolge tutto attorno a questo violino è veramente molto ben strutturato. Questo è veramente molto completo. È anche questo il finale un pochettino, magari un po' affrettato, però visto che c'era stata una buona progressione, riesci comunque a capire dove voleva andare a arrivare e riesci comunque ad apprezzare tutto. Il libro è molto 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 bello, io vi consiglio di leggerlo perché credo che secondo me sia uno dei migliori romanzi italiani degli ultimi anni. Questo è di un po' di tempo fa. C'è scritto di quando è? No. È del 96 ed è comunque, insomma, non tantissimo tempo fa, però è veramente molto bello. Io ve lo consiglio assolutamente, ma poi veniamo al mio preferito, in assoluto l'ho già detto, che è La Variante di Lunenburg.
In questo romanzo si parla di scacchi. Io non so giocare a scacchi. Partiamo da questo presupposto: non so giocare a scacchi. Gli scacchi in questo libro sono vissuti molto come ossessione e come in la novella degli scacchi di Zweig, sono non solo ossessione, ma anche l'unico modo per sopravvivere. Anche in questo caso c'è una rivalità tra due persone, uno è un ragazzino ebreo e l'altro è un ragazzino tedesco. Sì. I due si affrontano da ragazzini, ne nasce questo odio viscerale da parte di uno dei due verso l'altro, e quando i due si ritrovano in ruoli completamente opposti in un campo di concentramento, uno è l'internato, uno è il gerarca nazista, continuano la loro sfida degli scacchi, e questa sfida degli scacchi assume i veri e propri connotati della sopravvivenza estrema. Il tutto si unisce al racconto di un narratore che non vi dico chi è, ma poi lo scoprirete man mano che il romanzo va avanti. Io credo che La variante di Lunenburg sia uno dei migliori romanzi italiani del Novecento, o almeno dell'ultima parte del Novecento, per partire poi dagli anni attuali. Credo che abbia una carica immaginifica meravigliosa che io raramente riscontro, e io non sono proprio molto larga di manica per quanto riguarda, non sono molto entusiasta di solito, però questo romanzo è stupendo. Questo romanzo è allo stesso tempo un romanzo fortissimo e crudele nel modo in cui espone, ma è anche un romanzo fondamentalmente delicato nel suo modo di parlare delle tragedie delle persone. È un romanzo che io vi consiglio assolutamente di leggere. È edito Adelphi, anche Canone Verso l'ha edito Mondadori, ed è secondo me meraviglioso perché racconta una storia di vendetta senza però raccontarla dal punto di vista proprio del. Non c'è cattiveria in realtà, c'è solamente desiderio di giustizia, e quando la giustizia non può arrivare in nessun altro modo se non tramite la vendetta, viene raccontata in una maniera talmente coinvolgente, talmente bella, che non puoi fare a meno di simpatizzare con i personaggi, anche con i personaggi più negativi, perché nella follia negativa, per esempio del personaggio negativo, quindi del gerarca nazista, tu riesci a vedere un senso, e questo è talmente tanto inquietante che solamente uno scrittore di grandissimo talento riesce a farti simpatizzare anche per i personaggi più terribili, anche in negativo, anche se tu magari vuoi vedere questa persona morire, lo capisci. All'inizio del romanzo c'è un momento che si svolge nel presente, tu capisci il modo in cui che tutto torna, alla fine tutto torna in questo romanzo. È un romanzo veramente bellissimo. Vi consiglio di leggerlo perché rimarrete secondo me folgorati. Io adoro il modo in cui è scritto, adoro il modo in cui è narrato, adoro il fatto che questo romanzo abbia tutti i livelli con la stessa, che sono stati svolti con la stessa cura. Non c'è un finale affrettato, non c'è un finale buttato un po' così, tutto alla fine ha senso ed è veramente bello. Io adoro questo libro, intanto mi rileggo dei pezzi e mi rendo conto di quanto ancora mi porti dietro dei residui di questo romanzo, quanto ancora ci ripensi tanto in tanto delle scene. È veramente bellissimo. Tra l'altro, anche una bellissima copertina. Io trovo che Paolo Mauriensig sia uno scrittore di grande talento. Non credo che il suo talento sia sempre ben espresso. Trovo che a volte si lasci un po' andare a espedienti facilotti per concludere il romanzo. Non so perché si stanca della trama che sta scrivendo e quindi vuole sviaggiarla il più velocemente possibile, o semplicemente perché è il suo modo di scrivere e quindi su quello c'è poco da fare, purtroppo. Se scrivi così devi piacere al lettore. Io comunque continuerò a leggere altri suoi romanzi. Volevo procurarmi l'Arcangelo degli Scacchi, che è il suo ultimo, se non erro, o uno dei suoi ultimi, che non vedo l'ora di leggere perché sembra promettente. Mi auguro che lo sia, perché Paolo, io ti voglio tanto bene e sto cercando di procurarmi i tuoi libri fuori catalogo. Quindi vedi che comunque io
io credo in te. Dammi ragione e ricomincio a scrivere come so che tu sai scrivere, perché la cosa più bella di Paolo Moensig è il modo in cui scrive. È un po' come Murakami, non che si somiglino, però anche se Murakami magari non mi piace un suo romanzo, non riesco comunque a trovare la sua scrittura brutta. Perché secondo me non è possibile. Murakami scrive sempre bene, poi magari la trama può essere più o meno valida, può essere più o meno bella per me, ma non dirò mai che Murakami scrive male. E così è con Moensig. Scrive sempre benissimo, ha sempre questa grandissima proprietà di linguaggio e tutti i suoi libri, secondo me, hanno un grandissimo cuore. Che sia gestito più o meno bene, dipende dal libro. Io spero di avervi interessato, spero che leggerete uno di questi libri e mi farete sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!